Eh sì, probabilmente stai uccidendo gli anime senza saperlo. Siti come Anime World, Unity, Saturn o Davaria si chiamano siti Varez e sono siti dalla quale voi dovete starne molto alla larga. E so che magari molti di voi guardano anime lì, magari anche senza sapere sia illegale. Proprio per questo voglio fare questo video informazione. Poi ci stanno persone che pur sapendo sia illegale se ne strafottono e continuano a guardare anime lì. Perché? Perché magari è allettante, no? È comodo guardare anime in un solo sito con tutti i cataloghi raggruppati dentro questo sito, appunto. Però no, sappiate che non si fa così, perché loro rubano e basta. Ho deciso di fare questo video dopo aver visto un post su Instagram di una pagina di cui non voglio fare il nome, che nella descrizione di questo post, tra l'altro alquanto discutibile, ha scritto: "E voi dove guardate gli anime?" E quando ho letto i commenti ho visto un sacco di persone nominare siti da cui stare molto alla larga, siti che uccidono il mercato dell'animazione. Ma probabilmente queste persone non lo sanno, o magari lo sanno e se ne strafregano. Sappiate che in entrambi i casi dovete guardare anime da piattaforme illegali, che dopo vi nominerò. Gli anime sono servizi di intrattenimento messi a disposizione per il pubblico in cambio di un compenso. Se questo studio investe su un progetto, spera di rientrare nelle spese e ovviamente guadagnarci, altrimenti è inutile. Il guadagno arriva grazie alle piattaforme legali, oppure DVD e Blu-ray. Quali sono queste piattaforme legali? C'è Crunchyroll, piattaforma sia a servizio gratuito che a pagamento. Tra l'altro io pago 5 euro al mese e ho la possibilità di guardare un sacco di anime e ne vale davvero la pena, dato che appunto il catalogo è veramente immenso. Ma se appunto non avete la possibilità economica, potete comunque guardarli in modo gratuito. Poi c'è Netflix, servizio sia a pagamento, ma che ci si può dividere tra amici o parenti per arrivare a pagare anche 2 o 3 euro al mese, cosa da niente. Anche qui stanno continuando ad aggiungere sempre nuovi titoli validi al catalogo. Poi c'è Amazon Prime Video, anche questo servizio a pagamento, basta avere anche Amazon Prime per avercelo, e tra l'altro anche se avete Amazon Prime potete abbonarmi al mio canale Twitch, ma... Poi c'è Vid, servizio sia gratuito che a pagamento, come Crunchyroll. Infine Yamato Animation e Paramount Network. Yamato Animation è come un YouTube, perché appunto gli anime stanno su YouTube, quindi servizio gratuito. E infine Paramount Network, anche questo gratuito. Infatti se state guardando gli anime al di fuori di queste piattaforme, state violando la legge. Quindi esistono sia i siti Varez, che ho nominato a inizio video e che non voglio più nominare perché non voglio fare pubblicità a questa merda, e poi i fansub. I siti Varez, come già detto prima, sono siti che rubano il lavoro altrui, sia quello legale sia quello dei fansub, guadagnandoci con le pubblicità, pop-up e roba varia. Non facendo letteralmente un cazzo, solamente rubando, ci guadagnano un sacco di soldi, parliamo anche di migliaia di euro. Quindi voi, guardando anime su questi siti, state supportando dei ladri. Ne vale davvero la pena? Beh, se la pensate ancora così, aspettate un attimo perché ora ci arrivo e vi farò cambiare assolutamente idea. Perché se continuate a guardare anime da questi siti, sappiate che gli anime non arriveranno più in Italia. Poi ci stanno i fansub, che sì, sono illegali, ma subbano anime che non arrivano in Italia, senza guadagnarci nulla. Diciamo che sono delle persone che investono il loro tempo a sottotitolare anime o una serie non ancora arrivata in Italia, quindi se non trovi un anime sui siti legali usa i fansub. Però c'è anche da dire che se una serie presa appunto da questo team di fansub arriva in Italia, comprata magari da Vid, Crunchyroll o appunto le altre piattaforme legali, devono apprestarsi subito a toglierla dal loro sito, perché sennò diventa automaticamente illegale. Usate i siti fansub soltanto se non trovate gli anime che non si trovano nelle piattaforme legali. Come fare a sapere se l'anime che volete guardare sta in piattaforme illegali o meno? Per le persone che non hanno voglia di cercare, esiste socialanime.it. Basta cercare un anime lì e ti linka direttamente la piattaforma legale o il team di fansub. Ma se volete saperne più dettagliatamente, vi consiglio un video di un mio collega che vi lascio in alto a destra, che appunto ha detto approfonditamente come fare, anche se appunto non ci vuole un genio. Ora i commenti più stupidi che fanno i tipici anime fan: ma costano troppo! Ma dove, ragazzi, che è quasi tutto gratuito insieme al servizio a pagamento? Cioè Crunchyroll, Vid, Yamato Animation, Paramount Network, tutti questi sono gratuiti, e poi ci stanno pure ovviamente i servizi a pagamento che avete cose in più. Però sapete solo grazie a questi siti quanti anime potete guardare? Poi ovviamente c'è Netflix e Amazon Prime Video, e vabbè, poi Crunchyroll pure col servizio a pagamento da 5 euro al mese che conviene un sacco, quindi fatelo. Avete un catalogo immenso di titoli, ma se proprio non volete spendere tutta la cifra potete smezzarvi il conto con amici o parenti. Andreste a spendere meno di 15 euro tra tutti questi siti. Ci sono troppe pubblicità. Le tre piattaforme gratuite lo sono appunto grazie alle pubblicità. C'è Yamato Animation, è come se guardaste un video su YouTube, magari anche in questo video vi è partita la pubblicità, l'avete skippata? Beh,
Fate la stessa cosa per un episodio di anime su Yamato Animation, è la stessa cosa. Poi c'è Paramount Network, un catalogo un po' ristretto per gli anime, ma comunque potrete trovare titoli molto validi. Anche qui c'è solo una pubblicità in mezzo e alla fine, che non pesano affatto. E poi c'è Vid, e vi giuro, quanto mi dà fastidio sentirsi dire: no, da Vid non ci guardo gli anime perché ci sono 3 pubblicità all'inizio e 3 in mezzo. Ragazzi, guardate le pubblicità, 1-2 minuti vi cambiano la vita? Quando guardate la TV non vi appaiono pure le pubblicità? Beh, la stessa cosa è per Vid. Fine. Non è che se ci sono 3 pubblicità all'inizio e 3 in mezzo allora non potete guardare anime su Vid, ma che è? No. Quindi sì ragazzi, alla fine della fiera i siti Varez sono la morte degli anime, parassiti schifosi che rubano sia dai siti legali che dai fansub. Se continuerete ad usare questa merda, gli anime in Italia non ci saranno più. Ma la stessa cosa vale per i manga, non pensate che siti come Manga World siano meglio. No, i manga, come giusto che sia, li dovete comprare, cartacei. Molto spesso le persone si chiedono: ma quando esce la seconda stagione di... Ma prima, ti sei chiesto se stai guardando quell'anime in modo legale? Beh, sappiate che se guarderete anime nel seguente modo, arriveranno molti più anime in Italia. Ora vi vorrei consigliare assolutamente delle pagine Instagram che stanno facendo davvero un buon lavoro. Hanno fatto dei post davvero molto validi e li continuano a fare. Anime Pseud Italia, che ricordi quando a 200 follower mi chiesero la sponsorizzazione su Instagram e ora si ritrovano più di 18.000 follower, quindi GG, meritatissimi. Poi c'è Anime Filler, una grandissima pagina che sta continuando a lottare contro i siti Varez, sperando che sempre più gente inizia a lasciare questi siti di merda, speriamo. Visuale Otaku, di cui ho trovato certi nei commenti del post contro i siti Varez davvero assurdi, avrei voluto mostrare in questo video, però lasciamo perdere. C'è gente che dice che i siti Varez sono bellissimi pur sapendo siano illegali. Perché guarda anime? Perché guarda anime sta gente qua? Non lo merita. Chi guarda anime sui siti Varez non merita di guardare anime. Non potete definirvi anime fan se guardate anime qua. E poi vabbè, c'è Anime No Limit Italia, che anche loro hanno fatto un post contro i siti Varez, davvero molto bravi, con cui avevo già collaborato tempo fa in un mio video. Davvero ragazzi, passate da tutte queste page che vi lascio in descrizione perché sono il top per l'informazione e molto altro. Ora, appunto, parlando di una di queste page, vorrei prendere l'esempio principale di Xado, che ha scritto queste cose che riassumono in breve tutto ciò che ho detto. Se iniziate o avete già iniziato a guardare anime sui siti illegali, non retribuite il lavoro di persone oneste, infrangete la legge, danneggiate l'economia e anche voi stessi. Se iniziassimo tutti a guardare anime sui siti illegali, i profitti non andranno agli studi di animazione in Giappone e ovviamente anche alle piattaforme italiane. Così facendo, a lungo andare, il budget e i guadagni si ridurranno sempre di più. Oltre a portare sempre meno adattamenti anime e nuove stagioni, la qualità degli anime si abbasserà sempre di più, dato che i soldi andranno ai proprietari dei siti illegali e non a quelli ufficiali. Quindi chi lavora non guadagnerà il giusto prezzo. Pure i vostri siti illegali, tanto amati, non avranno materiale da rubare e condividere. Se questo succederà, il mercato degli anime crollerà, soprattutto in Italia. Se si continua così, non ci saranno più anime legali in Italia. Il mercato degli anime in Italia morirà. Quindi ragazzi, la dovete smettere di guardare anime sui siti Varez e Pirata, che ho nominato a inizio video e che non vorrei rinominare per non fargli pubblicità a questi siti schifosi, parassiti di merda che rubano e basta. Come la dovete smettere di leggere le scan se poi non supportate l'editoria. Che dire ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, sia stato utile e magari informativo. Spero che molti di voi abbiano cambiato idea e magari inizino a guardare anime legalmente e la smettano appunto di guardare anime sui siti Varez. Vi invito a condividere il più possibile per andare contro tutti quelli che stanno ammazzando gli anime, il mercato dell'animazione. Davvero ve ne sarei molto grato. Lasciate un bel pollice in su se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile e passate dai social che trovate in descrizione. E nulla ragazzi, noi ci rivediamo al prossimo video.